giornalista, scrive per la stampa online, il Sole 24 Ore, Luca, dico almeno due cose, in modo da... Poi ho visto che già vi stavate presentando, Luca studia cultura e lingua giapponese all'Università di Napoli. Due le cose sulle quali poi successivamente immagino, se ne avete voglia, farete delle domande ai due autori. Due perciò le cose sulle quali, come dire, mi pare e in qualche modo hanno fermato la mia attenzione. Questa cosa dei cervelli in fuga, adesso per ridire le cose che sommariamente ho detto prima, e l'altra cosa è questo accostamento fra queste due culture completamente diverse che in qualche modo hanno dignità sia l'una che l'altra, no? Per come l'amore con la quale la raccontate, con la quale tu me ne hai sempre parlato. Adesso ti lascio con questi due quesiti e con il compito di illustrare. Io dopo alla fine i ringraziamenti li faccio alla fine, adesso proviamo a parlare. Provo brevemente a raccontarvi come è nato il libro, cercando di dire anche, poi di rispondere anche a delle cose a cui faceva riferimento Giovanni. Naturalmente, sia a me che a Luca, ma in generale, persone che scrivono libri, che scrivono delle cose, insomma, scrivere un libro, come sapete, è soprattutto un modo di assaggiare la possibilità di mettere in fila delle idee, di trovare delle persone che poi le leggono e dicono questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene. E, il senso più profondo è proprio questo aspetto della condivisione, della comunicazione, della possibilità di condividere un percorso. Quindi a noi ci piacerebbe molto, proviamo a sollecitare la vostra curiosità e a fare in modo che ci facciate qualche domanda, vi curiosate, siate. Magari, come dire, poi ci potete anche tornare sopra. Il libro ha un blog, che è nagapata.wordpress.com, poi magari dopo lo scriviamo anche un attimo. Molte delle persone che leggono il libro poi scrivono delle righe di commento, anche questo è uno degli aspetti più belli di questa avventura, di questa esperienza, e insomma naturalmente noi saremmo felici se qualcuno di voi avesse la voglia e il tempo di leggerlo, insomma non costa questa grande cifra, costa 10 euro, insomma di leggerlo e soprattutto di commentarlo, di avere un ritorno, di avere un feedback. Io mi occupo di organizzazione, io sono nato occupandomi di organizzazione, a casa mia i miei genitori litigavano spesso e io facevo delle cose per cercare di metterli d'accordo e ho scoperto così che l'organizzazione è fatta anche di comprensione del contesto e anche di capacità di mettere assieme le persone che in quel contesto vivono. Eravamo in 6, io ero il più grande dei 4 figli. Sono il più grande dei 4 figli, per esempio il mio secondo fratello, che è sicuramente il più colto e più saggio della famiglia che fa il ferroviere, per esempio mi diceva sempre, quando mi vedeva così preoccupato, diceva: io non capisco perché tu te ne preoccupi, sono i genitori che si devono preoccupare dei figli, tu sei un figlio che ti vuoi preoccupare dei genitori. E, la cosa gli sembrava un po' bizzarra e funzionava un po' in questo modo. Nella vita faccio il sociologo e scrivo naturalmente di organizzazione e di altre cose. A un certo punto si è creata questa opportunità di andare in Giappone a fare uno studio organizzativo su uno dei più grandi istituti di ricerca del mondo, il Riken.
Come ha raccontato bene Giovanni, io avevo letto una notizia di un ricercatore italiano con il quale poi siamo diventati molti amici e senza il quale non saremmo riusciti a fare il viaggio in Giappone. Si chiama Piero Carnici, molto giovane, all'epoca aveva 33-34 anni, che coordinava in Giappone, in un istituto di ricerca diretto da un premio Nobel, Noyori, dove lavorano 6.000 ricercatori e scienziati. Questo qui coordinava un consorzio di ricerca formato da istituti di ricerca di 11 paesi, di 179 diversi istituti di ricerca, e stava lavorando sul trascrittoma, una cosa che ha a che fare con il DNA, e aveva messo sostanzialmente in discussione il dogma dell'immutabilità del DNA. Essendo io una persona molto curiosa, dico, ma com'è possibile che questo italiano qui, cioè, va in Giappone, gli danno tutta questa possibilità di coordinare tutte queste cose e noi qui non lo facciamo? Arrivo in ufficio, la fotografa che avete alle spalle, Cinzia Massa, dice, senti, cioè, proviamo a cercarlo, proviamo a mandargli delle domande a Sirve, gli facciamo un'intervista per Technology Review, insomma, una rivista abbastanza interessante che si occupa di innovazione, e da lì comincia questa ricerca che diciamo dopo 3 anni ci porta in Giappone. Il Giappone è un paese complicato, io dal primo momento ho pensato di proporre a Luca di venire con me per 3 ordini di motivi. Io prima di partire non conoscevo una parola d'inglese, adesso non è che ne conosca tantissima. Però diciamo, ho fatto una scuola d'inglese alla mia età, ho cercato di imparare delle cose e insomma sono arrivato ad imparare al punto da avere una conversazione con, poi lo leggerete sul libro, con il presidente di questo grande istituto, questo premio Nobel per la chimica nel 2002. Però il fatto di stare insieme a lui, come dire, mi rassicurava molto, perché lui magari poi lo negherà, ma insomma parla bene l'inglese, comunque studiava il Giappone, la cultura giapponese, c'ha idea di cose di cui io non ho idea. Sono anche un padre che, come dire, sopravviva ai suoi molti sensi di colpa, perché voglio dire, persone come me che hanno lavorato sempre tanto, sono state sempre molto curiose, sono state sempre molto sulle cose, con le cose della famiglia certe volte ci riescono e certe altre volte no, per cui noi un po' di anni fa eravamo stati assieme in Australia, però per questioni di viaggio, di piacere tutti e due, di Olimpiadi eccetera eccetera, ci eravamo trovati bene. Dico, vieni con me, poi vabbè, lui mi dirà perché ha accettato, perché lui non è che se tu gli dici vieni con me ci viene, cioè lui ci viene se gli conviene, se gli fa piacere, perché altrimenti non ci viene, anche se piangi in aramaico. E dopodiché lui pensa, diciamo, di venire con me, organizziamo questa cosa adesso, perché, come dire, poi mi fermo, perché altrimenti il dialogo. Vi racconto solo una cosa che è emblematica, quindi un punto è questo qui del fatto dell'italiano che lì aveva tutta questa scienza che lui coordinava, questo fatto che noi andiamo lì a viaggiare, questo fatto che arriviamo, io comunque qui sono uno che scrive, che parla, che va in giro, che nel suo piccolo mondo insomma conosce persone, come dice cosa, cioè le droizie, conosco persone, ho relazioni eccetera eccetera. Arrivavo lì scarso in inglese, zero giapponese, per esempio quello è stato l'unico paese dove io sono stato un mese, non ho capito dove sta una farmacia, cioè io in qualunque posto del mondo, sono stato in Cina, sono stato in tanti posti, ho sempre avuto un riferimento di questa è una farmacia, insomma. Questo tipo di in Giappone insomma non ci sono riuscito a capire come funziona. Poi io vengo da Secondigliano, ora Secondigliano è un quartiere che è diventato diciamo famigerato, più che famoso, con Gomorra, ai miei tempi non era come adesso, però
anche ai miei tempi era anche che tu giocavi a pallone e l'ala destra te la trovavi sul giornale dopo 3 mesi, non perché era andato a giocare nel Napoli, ma perché era morto in uno scontro a fuoco da bande rivali camorriste, mentre per te era l'ala destra della... Ora, come dire, la cosa fa sorridere, io la racconto in maniera da sorridere, ma come dire, naturalmente ciascuno di voi ci pensa e si rende conto che non è che funziona con il sorriso, insomma, perdonatemi il termine, funziona abbastanza di merda così, perché se le persone avessero delle opportunità, le cose potrebbero funzionare, diciamo, diversamente sempre o quasi sempre. Comunque, vengo da lì, una famiglia operaia, mamma contadina, papà che lavorava da solo, eccetera, eccetera. Il mio amico Carnici, il giorno che io devo intervistare questo premio Nobel, sta in Olanda. Io sto con queste mie domande di inglese, le ripeto continuamente, me le leggo continuamente. C'è un giovane, vivo questo dramma che lì chiunque parla 18 lingue, c'è questo Charles Plessy, che è un giovane ricercatore francese, che io in Italia me lo mangio, cioè quello parlava francese, tedesco, inglese, giapponese, cioè parlava tutto lui. A un certo punto io gli dico, nel mio maldestro inglese, gli dico: senti Charles, leggimi queste domande per favore. Lui piglia il foglietto e naturalmente dice, comincia a parlare inglese, diciamo a 100 km all'ora. Io lo fermo e dico: no Charles, slowly, slowly, lentamente, lentamente, devi andare lento. E lui mi guarda, dice: ma perché mi chiedi questa cosa? E io gli dico, tu devi andare lento, perché io devo cercare di ricordarmi la pronuncia in maniera tale da non fare errori quando vado a intervistare questo Noyori. Perché poi un altro grande genio che ci sta lì, che si chiama Franco Nori, che veramente, come dire, poi dopo magari ve lo racconto delle cose che fa, che sono meravigliose, perché poi il genio è bello in tutti i campi. Lui è un fisico teorico che dice, pensa, noi